Buongiorno e bentrovati al salotto acquatico di Swim Biz. Come notate, io mi sono già messo in tiro, in forma, perché insomma, c'è il mitico Fortierone. Come stai, Tempesti? Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie, siamo arrivati qua, è tutto... Belli carichi, siamo pronti, siamo carichi, e vediamo, domani iniziamo, sarà una bella avventura. Sei tutto coordinato, mi fa piacere. Senti, Callottina Bella Rossa, che spunterà domani contro la Romania, non è una squadra cuscinetto, no? No, assolutamente no, non ci sono squadre cuscinetto ormai in questi ultimi anni. Il livello della pallanuoto in generale, quella mondiale, si è alzato talmente tanto che non ci sono più partite nelle quali puoi andare tranquillo. Cioè, tutti hanno voglia di fare bene, giocheranno contro i campioni del mondo e quindi sarà una motivazione più per gli avversari per fare bene, staranno e stare attenti a far valere questo nostro titolo. I campioni del mondo siamo noi, ricordiamolo, perché sì. Rispetto per tutti. Il rispetto per tutti, ma alla fine per nessuno. Siamo noi campioni in carica, dobbiamo confermare questo titolo. Siamo consapevoli del fatto che non sarà assolutamente facile, perché tutti ora ci studiano, tutti ci, anche in tante cose ci imitano, però abbiamo ancora tanto da dimostrare. Senti, Portierone, facciamo un appello a tutti quanti gli italiani: venite a Barcellona, facciamo Maracanà qui, seguiamo il Sette Bello, incitiamo fortemente questa squadra che insomma è un orgoglio nazionale. Sì, sicuramente venite tutti, più saremo e meglio andranno le cose. Abbiamo bisogno anche del tifo, deve essere il nostro uomo in più, siamo anche vicini a casa, quindi dovrebbe essere anche più facile rispetto a Shanghai, e quindi venite numerosi perché abbiamo bisogno di tutti. E poi Barcellona, senti, parlavo con Coach Campagna, loro hanno addirittura la targa, lui la chiama lapide, ma la targa del 92, insomma, quello è un segno che è indelebile. Qui in Spagna l'altra sera ho visto sulle televisioni spagnole si parla molto di quella famosa partita del 92, l'Italia campione olimpico, insomma. È rimasta nella loro memoria, purtroppo per loro come un ricordo molto negativo. Per noi è stata la svolta, per quelli della mia generazione soprattutto, ha segnato la voglia di iniziare a giocare a pallanuoto, di credere in questo sport, grazie appunto alle gesta di Campagna, Pomiglia, Attolico e quanti altri. Quindi è stato un punto decisivo nella pallanuoto italiana, e speriamo di poter dare ancora tante soddisfazioni. Svelaci la scaramantica stanza tua qui a Barcellona. Come è organizzata? Cioè. No, non c'è nessuna scaramanzia. Dormi tranquillo, io dormo tranquillo, sereno ormai. Metti la sveglia? Assolutamente sì, anche perché sennò non mi alzerei mai, quindi non c'è nessuna scaramanzia, noi siamo frutto del lavoro e nient'altro. Si parte, forza Sette Bello, forza Tempesti, forza tutti. Grazie a tutti, ciao.